Sì. Ieri sera siamo stati proprio bene. Mi hai fatto proprio impazzire. Non ho fatto altro che guardarti e pensare ai nostri corpi che si fondevano l'uno nell'altro nell'impeto della passione. Sì, anche per te è così. Beh, sai, a proposito, tra l'altro non avevo mai visto un clitoride così lungo. Bentornati a Pomeriggio con Greg. Nella scorsa puntata abbiamo parlato della fine del mondo e delle cose da fare prima di essa. Ma qualche giorno fa ho avuto un'illuminazione. Il mondo è già finito. E basta andare su internet per capirlo. Su eBay, ad esempio, la gente vende di tutto. Un uomo in Germania ha messo in vendita addirittura i suoi peli pubici e glieli hanno comprati. Per questo il primo argomento di questa puntata sarà... le 10 cose più strane in vendita su eBay. Al primo posto, l'anima del nonno defunto. Per liberarsi dell'ingombrante spirito del nonno defunto, che a quanto pare perseguitava la nipote, un uomo ha messo in vendita l'anima su eBay, accompagnata in concreto dal bastone da passeggio del caro estinto. L'asta ha raggiunto in poco tempo i $65,000. In seconda posizione, uno spirito maligno in un barattolo. A quanto pare il mistero vende tantissimo su eBay, come dimostra anche l'esempio di un barattolo contenente uno spirito piuttosto agguerrito, venduto a $50,000. Il sandwich con il volto della Madonna. I santi non sono certo schizzinosi quando si tratta di mostrarsi agli esseri umani. In questo caso, la Vergine Maria pare abbia scelto un normale tramezzino per compiere il miracolo. Il caso ha attirato l'attenzione dei media e di fanatici in tutto il mondo, portando il prezzo finale del sandwich a $28,000. Un barattolo pieno di scorregge. Un barattolo pieno di aria mefitica potrebbe essere un regalo originale per il compleanno di un amico o magari, che so, per il vostro anniversario di matrimonio. Il prezzo? $27. La vita intera di un uomo. Volete dare un taglio alla vostra vecchia vita e ricominciare da zero? Il modo migliore è mettere in vendita la vostra vita su eBay, come ha fatto un uomo australiano dopo aver divorziato dalla moglie. Nel pacchetto, venduto per $192,000, erano inclusi lavoro, casa, auto e persino gli amici. Un bambino. Una coppia americana ha pensato bene di mettere in vendita il figlio neonato con base d'asta a $1. Ovviamente si trattava di uno scherzo, ma le autorità hanno accusato i due di traffico di esseri umani. Il piede mozzato di un soldato della guerra civile. Negli Stati Uniti i cimeli della guerra civile rappresentano un vero e proprio culto, con quotazioni spesso da migliaia di dollari. Come questo piede reciso e infetto di un soldato morto sul campo. Il pezzo è andato via per $40 più spese di spedizione. Il senso della vita. Un uomo, dopo aver scoperto il senso della vita, ha voluto condividere con tutti la sua rivelazione, cercando magari di tirar su qualche dollaro. Messo all'asta in pompa magna, il senso della vita ha però racimolato solo una decina di dollari. La bambola posseduta. Questa è Candy, una simpatica bambola posseduta. Il venditore sosteneva infatti che al suo interno albergasse lo spirito piuttosto nervoso della figlia autistica, morta all'età di 7 anni. Con soli $24,95 poteva essere vostra. E per finire, una città del Texas. È accaduto per il piccolo centro del Texas chiamato Albert. Descritto come di notevole interesse storico per il suo retaggio germanico, il borgo era venduto insieme al titolo di sindaco per $2,5 milioni nel 2007, prezzo poi abbassato a $883,000 nel 2009 per carenza di offerte. Ma voltiamo pagina e passiamo a un argomento molto caro all'umanità, sia uomini che donne, ci tengo a sottolinearlo. La masturbazione. E lo faremo con un ospite che abbiamo in collegamento Skype, Marzio La Mancia, da Firenze. Marzio, allora, prima di tutto, che rapporto hai tu personalmente con la masturbazione? Diciamo che non c'ho le mani per fare resti, ce l'ho completamente consumate. Quindi sei uno che ci dà dentro come una bestia, via.
Quando posso, sempre. Cioè, praticamente sempre. Sempre. Like there is no tomorrow. Come se non ci fosse un domani. Ma come funziona per te? Voglio dire, chiudi gli occhi e via, oppure c'è qualcosa che ti ispira? Non lo so, un film, una foto, un tipo di musica? I guanti da cucina. Prego? Praticamente non me li metto e il cervello va completamente a puttane. Cioè, mettermi il cervello delle idee proprio malate porno, è una roba, è un cire, se te la devo, un cire. Allora lì è fatta a pressione, però. E ti masturbi? Come una maledetta iena, come una iena, proprio. Quando comincio e non riesco più a fermarmi, capito? Allora inizio, ta, pressione così, di destra, capito? Sempre più forte, sempre di più. A un certo punto, quando mi sento un crappettino, rinizio alla sinistra, capito? Notevole, davvero notevole. A volte mi capita di uscire anche con guanti, perché è una roba che comunque, capito, per provare qualcosa di diverso, infatti ora li tengo, ma... ci sta che dopo esca, io mi fumo un giro. Una volta, per esempio, sull'Actus, no? Me li sono messi, c'era la strada piena di buche, ero così, tu. Io stavo anche fermo, è stata un'esperienza diversa, più. Tu. Cristo santo. La consiglio a tutti. Ma la abitudine che voglio seguire nella nostra attività di governo è di correre...